Pinerolo, davanti all'unica opera rimasta alla città dalla Biennale di Scultura Diffusa del 2019. Una vera e propria mostra a cielo aperto, realizzata dalla Galleria Losano in collaborazione col Comune di Pinerolo. L'arte e la cultura sono tra gli ambiti che hanno sofferto di più la pandemia dei mesi scorsi e oggi andiamo a vedere come Galleria Losano intende voltare pagina. Eccoci al primo evento della Galleria Losano dopo il Covid e la premiazione della mostra Posare lo sguardo. Apriamo oggi, dopo un po' di mesi di lockdown, dava con piacere perché l'evento è rimasto sospeso dal 28 di febbraio. Un piccolo segnale di ripartenza in cui le persone hanno potuto vedere dal vivo le opere che hanno partecipato al concorso. Insomma, sono stati mesi duri, non semplici. Abbiamo comunque cercato di mantenere il rapporto con i nostri visitatori, con i nostri affezionati, con tutte le persone che ci seguono attraverso il rinnovamento del sito, con un enorme lavoro di messa online dell'archivio dei 15 anni dell'associazione, con uno sguardo anche al futuro, a cui abbiamo voluto dedicare anche una sezione che si chiama Extra, in cui in qualche modo cercheremo di restare vicino a chi ci segue con questa nuova modalità, con un approccio diciamo virtuale e non più in presenza in galleria. Chiaramente non è la stessa cosa, perché l'arte per noi significa contatto, significa incontro, significa poter vedere proprio l'opera d'arte, nel caso di una scultura toccarla, girarci attorno, e chiaramente in questa fase tutto questo ci è estremamente difficile. La data che in qualche modo ci siamo prefissati è quella di aprire con settembre. Il 6 settembre 1980 mio papà inaugurò lo spazio della Galleria Losano, che poi con la sua morte è mutuato in associazione dal 2006, e quindi ci farebbe molto piacere riaprire i battenti dello spazio, poter festeggiare insomma questa ricorrenza, che per noi è un periodo significativo di attività, perché insomma 40 anni svolti un po' con le diverse modalità hanno rappresentato comunque un pezzetto di storia della nostra piccola realtà culturale. E noi non vediamo l'ora di poter tornare a vivere gli spazi della galleria.